Buonasera, 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 benvenuti a questo incontro dal titolo Replay, autonarrazione di un soccorso. Se il replay è la possibilità tecnologica di rivedere qualche cosa, in questo caso la tecnologia verrà fornita dalla capacità umana di ripensare, di ricordare, di raccontare ciò che accadde a Bologna il 6 agosto 2018. Sul tratto autostradale che passa sul quartiere Borgo Panigale Reno, tra l'uscita 2 e l'uscita 3 della tangenziale, si è formata una coda dovuta a un incidente. Alle 13.15 un'autocisterna contenente liquido combustibile tampona l'ultimo camion della coda, contenente a sua volta solventi. Lo scontro è violento, la fiammata è enorme. L'autista della cisterna, proiettato a 80 metri, muore sul colpo. L'autista del camion tamponato, sapendo cosa trasportava, esce dal camion e urla a tutti di allontanarsi. Una pattuglia della polizia autostradale riesce a bloccare il traffico. Dopo 7 minuti, l'esplosione. L'autocisterna conteneva 23.000 litri di propano. E quando il propano sotto pressione fuoriesce da un contenitore e prende fuoco, circa 4 litri di quel liquido si trasformano in 1 metro cubo di gas, in questo caso in una nuvola gassosa di 6.200 metri cubi circa. In coda c'è anche una bisarca piena di macchine che si incendiano. Con l'esplosione crolla una corsia dell'autostrada e una corsia della tangenziale, aprendo una voragine di circa 20 metri di larghezza per 35 metri di lunghezza. E sotto c'è la città. Abitazioni, uffici, negozi, un supermercato, concessionari d'automobili in cui vengono danneggiati complessivamente circa 300 autoveicoli. Viene distrutto un piazzale e rovinato un salone. 2 sono le scuole coinvolte, 50 le case lesionate in modo lieve, 2 gli immobili privati gravemente compromessi, per un totale di circa 10 milioni di euro di danni. Una ruota infuocata viene proiettata in un ristorante a 107 metri di distanza. Un pezzo di camion ricade dopo 9 secondi a circa 250 metri. Altri oggetti proiettati dall'esplosione verranno ritrovati in un raggio di 2 chilometri. Pochi giorni dopo, il secondo decesso. Un anziano, affacciatosi al balcone, colpito in casa propria dall'onda d'urto dell'esplosione, che aveva riportato nella caduta un trauma cranico. I feriti sono 149, di cui 88 dimessi il giorno dopo. 195 le richieste di soccorso. Dopo 5 minuti arriva la prima ambulanza. In 140 minuti vengono evacuati tutti i feriti. 68 sono trasportati dal 118 negli ospedali dell'area bolognese, 25 al Maggiore, 13 a Sant'Orsola, 10 a Bentivoglio, 6 a Bazzano, 8 a Bazzano, 6 a San Giovanni in Persiceto, 4 a Rizzoli e 2 a Budrio. 26 le ambulanze impiegate, 3 le auto mediche, 2 gli elicotteri, più un mezzo di coordinamento. Circa 300 sono le persone impegnate a vario titolo dall'azienda sanitaria USL di Bologna. Medici, infermieri, farmacisti, operatori del 118, autisti, addetti alla logistica, alle cucine, alla pulizia, personale di direzione e poi ancora assistenti sociali e personale del Comune di Bologna. 14 le squadre di vigili del fuoco, 10 da Bologna, una da Milano, una dal Veneto, una da Modena e una da Ferrara. Circa un centinaio sono i carabinieri coinvolti nelle operazioni, oltre alle forze di polizia della questura, stradale e autostradale e agli agenti della polizia locale. La viabilità autostradale, dopo una notte di verifiche sulla sicurezza, riprende su una sola corsia a doppio senso di marcia alle 9 della mattina dopo. L'autostrada e la tangenziale vengono completamente ripristinate dopo 55 giorni. Ma tutto questo poteva assumere dimensioni imparagonabilmente più ampie e più gravi. Cosa è successo a Bologna quel giorno? Che cosa ha scongiurato il peggio?
Ce lo racconteranno alcuni dei protagonisti di questa grande operazione di soccorsi. Il caposquadra dei Vigili del Fuoco, Franco Mezzetti. Buonasera. Che scena vi è apparsa sull'autostrada quando siete arrivati? Allora, conta che noi siamo usciti per un normalissimo incendio di camion. Non abbiamo visto né l'esplosione né chiaramente la vampata che si è creata dopo, perché eravamo nello svincolo autostradale bloccati nel traffico. Quando siamo arrivati sul posto siamo entrati in questa immensa nube nera di fumo e la grossa fortuna è stata che l'autista si è accorto che non c'era la sede stradale e ha veramente bloccato il mezzo. Quindi la prima cosa che ho pensato di fare è stato di avvisare la sala operativa, di non far convogliare altri mezzi in autostrada e tangenziale, perché non riuscivo assolutamente dal fumo, gli scoppi, le fiamme che c'erano tutti intorno a capire com'era la situazione. E di conseguenza dopo sono dovuto scendere per andarmi a rendere conto effettivamente e dare notizie più precise alla nostra sala operativa. E che cosa c'è stato di prevedibile e di imprevedibile in tutto questo? Guarda, di prevedibile onestamente non lo so, di imprevedibile tanto, perché quelle cisterne lì generalmente dai calcoli fatti dovrebbero esplodere dopo 20-25 minuti, la nostra è esplosa dopo 7. Di solito partono le teste e la coda delle cisterna e invece quella si è aperta perfettamente a libro, si è squarciata a libro. Di conseguenza, se fossi giunto prima e avessi adottato le procedure nostre operative, probabilmente forse non sarei qua a raccontarvelo. Rino Casagrande, per i Vigili del Fuoco. Per voi Vigili del Fuoco, qual è stata la principale difficoltà operativa nel piano sottostante all'autostrada? Ma la prima difficoltà è stata la mancanza di comunicazione che arrivava alla nostra sala operativa. Infatti, come racconta Franco, usciamo noi con un autobotte dalla sede centrale di via Ferrarese per andare in supporto alla squadra di Franco e spegnere un autocarro che bruciava in autostrada. Durante il percorso Franco mi dice che il ponte è collassato, che la viabilità è interrotta, quindi esco all'aeroporto, faccio triunvirato la via Emilia, arrivo sul posto e lì mi ritrovo davanti a 30-35 macchine che stavano bruciando. Eravamo in due. Fortunatamente ho trovato la collaborazione di 4 carabinieri, 2 della municipale, alcuni cittadini che ci hanno aiutato a svolgere le tubazioni, a fare i collegamenti e a tenere a bada l'incendio finché non sono arrivati i primi rinforzi. Io ringrazio tantissimo queste persone. Emanuele Manieri, appena avvenuto l'incendio, questo incidente, voi carabinieri dove vi trovavate? Qual è stata la vostra reazione? Allora, noi ci trovavamo all'interno dell'ufficio, io personalmente ero nell'ufficio della compagnia di Borgo Panigale, che si trova a 200 metri circa dal piano autostradale su cui effettivamente assistevamo a un forte boato, e affacciandoci alla finestra vediamo una colonna di fumo nero che si leva verso l'alto e delle fiamme. Purtroppo le barriere antirumore non ci permettevano di osservare cosa stesse bruciando, però istintivamente ci siamo precipitati al piano sottostante e a piedi abbiamo raggiunto con l'ausilio un collega, è andato a prendere la macchina, abbiamo bloccato il semaforo praticamente sottostante al cavalcavia, abbiamo raggiunto l'area con l'idea di allontanare i primi curiosi che si erano avvicinati per osservare questo incendio spettacolare, diciamo, e cercare di cinturare la zona, rendere un perimetro di sicurezza con la paura che potessero cadere detriti sul piano stradale sottostante. Dopo troviamo sempre sul posto altri colleghi che tornavano da Bologna e ci aiutano a fare queste prime operazioni.
Mentre svolgiamo questo blocco, diciamo del traffico che proviene dal centro città, una pattuglia della Polizia di Stato, in particolare del commissariato Santa Viola, ci raggiunge e chiediamo ai colleghi di porsi al lato opposto del cavalcavia per fare le stesse operazioni sul versante e il traffico che proveniva nel senso contrario. In questo momento, con citazione, pochi istanti, siamo investiti da un'esplosione alla quale io davo le spalle, vedo il cielo diventare rosso e vengo sbalzato a terra. Cerchiamo riparo, tutti quanti ci perdiamo di vista. Quando torniamo in strada dopo i primi momenti troviamo una scena surreale, deserta. Centinaia di persone c'erano prima lì presenti. Beh, quando riusciamo in strada non c'è nessuno, molte persone nel panico all'interno dei bar urlavano. E niente, riprendiamo a fare la stessa operazione di cercare di contenere il traffico veicolare fino all'arrivo delle prime pattuglie con i colori d'istituto della municipale, della Polizia di Stato, i nostri colleghi stessi, che ci danno il cambio, ci permettono di raggiungere noi stessi gli ospedali, perché effettivamente cominciamo a risentire dei primi dolori, delle ustioni. E qui siamo stati accolti dai sanitari a cui ci siamo affidati. E un ricordo personale di Antonio Cuccaro in tutto questo? Io ricordo... Ricordo molto bene quel giorno perché ero all'interno dell'auto di servizio insieme ad altri colleghi e stavamo rientrando in caserma. A notevole distanza abbiamo già notato questa enorme nuvola nera che dalla tangenziale autostrada andava verso l'alto. Abbiamo immediatamente raggiunto i colleghi che erano già sulla strada e insieme a loro abbiamo cercato di creare un cordolo di sicurezza intorno alla zona interessata e in particolare quindi allontanare i passanti, i curiosi e soprattutto deviare il traffico automobilistico al fine di evitare che potesse passare sotto il ponte. Ricordo che io in particolare avevo la paletta in mano e cercavo di defluire il traffico lungo via Panigale e più passavano i minuti e più sentivo questo calore provenire proprio dalla cisterna, sempre più intenso, sempre più intenso. Ricordo di aver preso proprio il telefono, di aver chiamato il capo pattuglia e avergli detto cerchiamo quanto più possibile di allontanarci, quindi di aumentare il cordolo di sicurezza e cercare di allontanarci dalla zona. Ma non abbiamo avuto assolutamente tempo perché dopo qualche secondo siamo stati completamente investiti da questa onda d'urto che mi ha sbalzato almeno di una decina di metri lungo la strada. E successivamente ho sentito questo calore fortissimo arrivare proprio dall'esplosione e mi sentivo bruciare le spalle, le braccia. E il mio unico pensiero era quello di correre il più possibile e senza voltarmi, perché avevo paura di bruciarmi il volto. Barbara Bonfiglioli, dalla Casa della Salute di Borgo Panigale, invece che cosa avete sentito? Alla Casa della Salute io ero rientrata da 2 settimane di ferie estive quando abbiamo sentito un fortissimo boato. Anche la struttura l'abbiamo sentita oscillare. Io ero con una persona la quale pensava fosse terremoto. Poi dal corridoio si è sentito gridare, è scoppiata una bombola. Scendendo dalle scale l'idea era di una macchina scoppiata nel parcheggio perché l'avevamo sentito vicinissimo. Poi dopo ci hanno indicato, una volta arrivati al parcheggio, di andare verso il versante sud, verso la via Marco Emilio Lepido. E quando siamo stati su via Migliani abbiamo iniziato a vedere i primi feriti che arrivavano con questi sguardi attoniti, con gambe e braccia un po' divaricati e più si avvicinavano più mi accorgevo che erano feriti,
per cui li ho accompagnati dentro. Dentro i colleghi avevano già allestito nella sala riunioni tutti i materassini con lenzuoli tutti, perché nel frattempo un po' erano arrivate anche, insomma, si pensava a qualcosa di brutto. Io, il primo ferito che era ustionato negli arti superiori, la nuca, il viso, l'ho portato su, l'ho fatto vedere anche a un otorino per vedere se aveva delle lesioni all'orecchio. Poi ho preso tutto il materiale di medicazioni, flebo, gas, eccetera, le ho portate giù e sono di nuovo riuscita. Quando sono stata giù mi hanno chiamato dal residence, che è adiacente alla Casa della Salute, Residence Millennium, un residence universitario. Arrivata nella hall, gremita di persone, su un divano giaceva un ragazzo che urlava, piangeva dal dolore e aveva le gambe praticamente coperte da degli asciugamani bagnati. Aprendo, mi sono trovata i piedi a brandelli, praticamente la pianta dei piedi era sciolta. Coperto tutto, velocemente sono rientrata per cercare una barella, purtroppo la sala era già piena di feriti, la barella occupata, ho preso una sedia e siamo andati a caricarlo velocissimamente, portato dentro. Insieme a lui sono arrivati altri suoi compagni, sono ragazzi bulgari, hanno 17 anni più o meno, quasi tutti, tutti feriti perché erano nei pressi del supermercato. E la cosa più toccante, così, insomma, era che nel dolore questo ragazzo si preoccupava di non dire niente alla famiglia. Daniele Secchi, forse non tutti sanno che cosa fa un infermiere di automedica. Beh, è semplice, un infermiere di automedica prima guida per arrivare appunto sul luogo con il medico e poi, una volta arrivato sul luogo dell'evento, collabora con il medico per il soccorso al paziente, insomma quello che c'è da fare, diciamo. E a voi cosa è successo all'arrivo in via Panigale sotto il cavalcavia dell'autostrada? Noi siamo arrivati per primi come automedica, quindi una volta indirizzati ci siamo fermati in uno spazio più o meno libero. Da lì siamo scesi e, come era prevedibile, tutta la gente vedendo 118, vrum, sono arrivati lì, quindi persone ustionate, ferite, gente che urlava, piangeva, eccetera, eccetera. 6 agosto, più o meno alle 2 del pomeriggio, un caldo assassino, abbiamo sistemato la gente al momento in attesa che arrivassero di lì a pochi mezzi di soccorso sotto una tettoia che faceva parte di un palazzo e offriva una protezione d'ombra. Quindi li abbiamo sistemati momentaneamente lì, poi all'arrivo dei vari mezzi di soccorso, quelli più problematici li abbiamo indirizzati, quindi introdotti all'interno dei mezzi di soccorso. Io ero con un'automedica, nel frattempo me ne erano arrivate altre 2, una dall'altra parte della città, e l'abbiamo sistemata oltre l'autostrada per evitare che, se fuoco e fumo avessero, diciamo, bloccato l'accesso, non ci fosse nessuno dei sanitari per poter prestare soccorso dall'altro lato, dove c'era appunto la caserma dei carabinieri, che poi appunto abbiamo saputo essere un punto di raccolta dei feriti. Dopodiché, fortunatamente, qui è stata la soluzione, diciamo, vincente: si è presentata una ragazza che era il gestore di questa sala giochi, punto SNAI, non so definirla meglio, che ci ha offerto il locale a completa disposizione, per cui ci siamo trovati posti a sedere, aria condizionata, silenzio, tranquillità, fresco, medici ovviamente, perché avevo a questo punto 2 medici dell'automediche che mi valutavano i pazienti con il nostro materiale e tutto quanto, e da lì abbiamo potuto rincuorarli e tranquillizzarli, nonché soccorrerli, quindi con antidolorifici, medicazioni per le ustioni, eccetera, 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 tutto il necessario. Fra cui anche, perché la ragazza è stata carina e ci ha sbloccato la macchinetta delle acque e quant'altro, quindi hanno tutti potuto bere acqua e, insomma, qualsiasi genere di conforto. Per cui trovarsi il 6 di agosto all'improvviso, al fresco, luogo con ombra, persone, sanitari, quindi comunque gente che ti rassicura, che ti prende, diciamo, a mano e ti gestisce e quant'altro, è stato
Ottimo. Una sala scommesse trasformata in un pronto soccorso d'emergenza. Sì, una sala scommesse che dovrebbe, come dire, no, essere un luogo di perdizione per antonomasia, è stato il nostro punto ok. Ciao. Nel reparto di terapia semintensiva dell'ospedale Maggiore, Barbara Guadi, che cosa ti ha colpito di più? Allora, quel pomeriggio io ero in mensa, ricevo una telefonata dal reparto dove mi chiedono che cosa è successo, perché già la notizia stava circolando. Io però al momento non sapevo nulla, quindi stavo per salire in reparto quando ho ricevuto un'altra telefonata da mio figlio che mi dice che già sui social cominciavano a circolare le prime informazioni. Io in quel momento continuavo a non sapere nulla, mi sono però detta: in questo caso i social sono stati effettivamente social, anche se sapevano più fuori che noi dentro. Sono salita in reparto, ricevo la telefonata dalla nostra responsabile dell'area medica, la dottoressa Paciotti, la quale ci informa che dovevamo aprire un reparto per accogliere dei pazienti perché era successo un grave evento. Inizialmente non ci ha comunicato, non ha detto di che cosa si trattava, anche perché non lo sapevamo, non si sapeva l'entità dell'evento, dei danni, addirittura si era parlato sì di questa esplosione, addirittura di un probabile attentato. Quindi bisognava verificare la disponibilità dei posti letto. Sicuramente l'evento è avvenuto in un momento che ci ha aiutato. Era agosto, la città si stava svuotando, era il cambio turno, avevamo disponibilità del turno sia del mattino che del pomeriggio, nonostante devo dire che quando succedono eventi come questi, nonostante per fortuna non accadano sempre, abbiamo avuto una disponibilità incredibile. I colleghi si sono offerti, telefonate, messaggi, addirittura c'è chi ha dato la disponibilità a rientrare dalle ferie estive. Per cui veramente c'è stata una sorta di aiuto, di corporazione da parte di tutti. Sono saliti in reparto, abbiamo fatto una sorta di briefing, tutti i coordinatori dell'area medica si sono riuniti e il mandato era appunto di aprire questo reparto. Avevamo la disponibilità di reparti, di un'ala del 12° piano disponibile. Quest'ala da noi tutti è stata resa operativa, quindi non solo aperta. Rendere operativo un reparto non è semplice, non è solo valutare quanti letti vuoti ci sono. È stato reso operativo il tutto più o meno una 30ina di minuti. Vi posso assicurare che non è semplice, non è così facile. Dopo più o meno un'ora dall'inizio sono arrivati i primi pazienti. Il mandato era che da questo reparto si accoglievano i pazienti meno gravi dal pronto soccorso o i più stabili dai reparti per poter dare disponibilità di posti letto ai pazienti più gravi. In semi-intensiva abbiamo accolto numericamente 3 pazienti, i primi 2 giovani ustionati coinvolti nell'incidente e il terzo era appunto il paziente che accennavi tu prima, che purtroppo è stato il secondo decesso di questo grave evento. E se posso dirlo, mi ha colpito tanto perché questo signore aveva partecipato alla Seconda Guerra Mondiale, vista l'età che aveva, e era sopravvissuto e purtroppo è deceduto in seguito a questo evento. Sempre di deflagrazione si tratta, ma purtroppo è deceduto in seguito all'esplosione. Il racconto si sta spostando dalla strada agli ospedali e alla centrale operativa del 118. Francesco Franchini, invece, che cosa è successo?
Allora, quel giorno mi trovavo con il mio collega, dovevo smontare dal turno e dovevo accompagnare, dovevo un appuntamento con mio figlio e dovevamo andare via, quindi dovevo smontare. E quando dalla finestra abbiamo visto l'esplosione e le fiamme. E siamo scesi in sala operativa e sono cominciate ad arrivare numerosissime chiamate, tante, ne abbiamo ricevute quasi 200. Abbiamo capito che però le chiamate non arrivavano da un unico punto, ma da tanti focolai diversi. E quindi lì bisogna prendere delle decisioni. E quindi la decisione che abbiamo preso è quella di non inviare un posto medico avanzato, non essendo un punto ben localizzato. E essendo poi vicini all'ospedale, abbiamo deciso di quindi gestire lì sul posto e poi arrivare in ospedale successivamente. In più abbiamo bloccato l'attività dei trasporti ordinari, perché ovviamente i cittadini bolognesi avevano bisogno comunque di ambulanze in caso di emergenza, oltre all'incidente che c'era. Mentre nel cuore pulsante del pronto soccorso del Maggiore, Simona Nanni. Al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore è iniziato tutto con la telefonata della centrale operativa del 118, che ci avvisava che qualcosa di importante era successo a Bologna. Forse un incendio, forse un'esplosione, ma che comunque ci saremmo dovuti preparare a un probabile maxi afflusso di feriti. Per un posto come il pronto soccorso dell'ospedale Maggiore, organizzare una cosa del genere, ovviamente è necessario l'impiego di molte energie, molto personale e molto tempo. In realtà il primo paziente è arrivato dopo 10 minuti dalla chiamata, questo perché eravamo molto vicini all'evento, per cui tutta la riorganizzazione del pronto soccorso è avvenuta in itinere assieme ai feriti stessi. Da quel momento in poi è stato un incessante e continuo arrivo di ustionati. In un'ora e mezzo sono stati registrati, solo dall'evento, 44 persone, delle quali poco meno della metà con un codice di alta gravità. Io personalmente lavoravo nell'area rossa del pronto soccorso, quella ad alta intensità, e per 3 ore e mezzo è stato un continuo medicare ustioni, trattare il dolore, mettere fleboclisi, medicare ustioni. Dopo 3 ore e mezzo abbiamo alzato gli occhi e ci siamo guardati e ci siamo resi conto, forse solo in quel momento, di quello che avevamo fatto, e avevamo soprattutto riportato il pronto soccorso dopo 3 ore e mezzo alle sue condizioni standard. Tiziana Liberti, come si lavora in un ospedale come il Maggiore in mezzo a un evento così mediatico? L'evento mediatico è stato l'evento che personalmente, a mio avviso, mi ha infastidita di più. Perché in un momento di sofferenza, di dolore, di dinamicità, di azioni infermieristiche, c'erano i giornalisti che a tutti i costi volevano intervistarci. Intervistare gli operatori sanitari, intervistare gli stessi pazienti. E a un certo punto sono riuscita a liberarmi da quello che stavo facendo e sono uscita al reparto accompagnata dalla mia responsabile, ma le ho chiesto se cortesemente poteva parlare lei al mio posto, perché io in quel momento non me la sentivo. E sono riuscita solo a portare fuori un paziente che camminava autonomamente e questo paziente poi è stato intervistato da uno di loro. La cosa ironica che è accaduta il giorno dopo è quando è arrivato il nostro Presidente del Consiglio Conte. È successo che probabilmente il mio inconscio
visto il disturbo che avevo dalle telecamere, mi ha suggerita di non esserci in quel momento. Infatti ero giù in farmacia che recuperavo il materiale per le medicazioni. E al che mi chiama la mia responsabile e mi dice: dove sei? Dico: sono giù in farmacia che recupero le cose per le medicazioni. Vai subito in aula magna perché c'è il presidente Conte. Bene, io corro, vado sul reparto, lascio il carrello, scendo in aula magna, non c'era più nessuno, non trovo più Conte. Bene, chiedo: scusate, ma sto Conte dove è finito? Cioè, è andato su al decimo piano. Bene, nel frattempo io riprendo l'ascensore e ritorno su al decimo piano e Conte era già partito. E poveretta, c'era la mia collega Sara, la coordinatrice del dodicesimo piano, la quale qualche minuto prima le avevo telefonato e le avevo detto: Sara, per favore vai in reparto da me al decimo e sistema un attimino i carrelli perché sta arrivando Conte, io sono giù in farmacia, non posso. Sì, non preoccuparti, vado io. Quando è arrivato Conte, e Sara era nel mio studio, lui non sapeva che lei fosse non fosse la coordinatrice della medicina d'urgenza, per cui ha detto: bene, mi accompagni verso. Secondo me in quel momento Sara avrebbe voluto ammazzarmi, perché non sapeva neanche la collocazione, dove erano i pazienti, dove erano posizionati, in quale camera. Bene, io arrivo su e c'è tutto questo corteo di gente, io mi intrufolo fra le persone e tutte le cariche importanti, e c'era un medico della direzione medica che mi dice: ma dove eri? Io ero impegnata, ero a prendere il materiale per le medicazioni. Va bene, dai, vieni che ti presento al nostro Conte. Allora, vado e il mio direttore, il dottor Bua, mi presenta, ecco la nostra coordinatrice della medicina d'urgenza. È stata un po' una gag questa cosa il secondo giorno, però è l'ironia nella tragedia. A questo punto la scena si sposta da Bologna Ovest a Bologna Sud-Est, all'ospedale Bellaria. Mariangela Turco, come è stata affrontata l'emergenza al Bellaria? Allora, noi abbiamo avuto il sentore che fosse successo qualche cosa di veramente serio e impegnativo, perché dalle prime impressioni, dalle prime informazioni che stavano arrivando, nonché dal televisore della sala d'attesa dei pazienti, sintonizzata su una rete privata, si era visto insomma questo incendio, questo scoppio, e quindi avevamo insomma l'idea che probabilmente qualche cosa avrebbe interessato anche noi in qualità di chirurgia specialistica. La conferma ci è arrivata credo poco dopo dalla direzione, dalla nostra direzione infermieristica, nei panni della dottoressa Fiamminghi, che era la reperibile, e della dottoressa Paciotti, che era appunto l'organizzatrice dell'area medica del maggiore. E siamo stati informati appunto che sarebbero arrivati dei feriti. Noi in quel momento avevamo solo 24 posti letto occupati, perché eravamo in riduzione per il periodo estivo. Ci siamo attrezzati per ripristinare quello che era necessario nelle unità paziente che erano vuote, e la cosa che mi ha stupito in modo particolare è stato che a me è rimasto impresso il farmacista che telefona a noi in reparto per chiederci: che cosa vi serve? Fatemi un ordine complessivo che vi mando una macchina con tutto il necessario. Dopodiché quello che è stata l'entità della tragedia l'abbiamo avuta per una fitta rete di comunicazioni con la nostra dottoressa, il nostro chirurgo plastico, che nel frattempo era stata inviata a fare il triage in pronto soccorso e che ci stava dicendo insomma che tipo di pazienti era previsto che arrivassero e di che cosa avevano bisogno. E quindi il primo è arrivato verso le 6 di sera,
e gli altri tre sono arrivati con il turno notturno, che nel frattempo era stato potenziato e nel frattempo, in successione, tutte queste informazioni hanno fatto sì che anche il nostro dirigente, che in quel momento era sotto l'ombrellone, avesse fatto in modo di reperire le risorse umane che erano collocate in posizioni poco importanti affinché nei giorni successivi potessero essere implementati i turni, che naturalmente in virtù della riduzione estiva erano stati ridotti all'osso. Ecco. Stiamo ascoltando diverse esperienze di infermiere, ma secondo te, Roberta Ravaldi, dal punto di vista infermieristico, si cura solo tecnicamente? No, l'infermiere non cura solo tecnicamente. L'infermiere per genesi accoglie la persona e in questo caso qui particolarmente abbiamo letto le lesioni, le ustioni sul corpo di queste persone. Il mio ambulatorio, i miei ambulatori hanno seguito 48 persone, di cui un terzo erano i nostri carabinieri di Borgo Panigale. Io abito a Borgo Panigale, per cui erano un po' i miei carabinieri e i miei vicini di casa. Questa cosa mi emoziona come persona, ovviamente come professionista ho fatto quello che c'era da fare. E quello che si è cercato di fare è quando te li trovi davanti ti rendi conto che il soccorritore, che è stato il carabiniere, che in quel momento ha permesso al cittadino di allontanarsi, ha fatto sì che lui rimanesse e le sue lesioni erano più profonde e molto più estese. Altra cosa che si è cercato di fare negli ambulatori è stato quello di acquisire la loro fiducia, di ridare a quegli occhi spenti quando sono arrivati da noi, di ridare la luce della fiducia che con noi si potevano affidare, che avremmo cercato di far di tutto per riportarli alla guarigione interiore ed esteriore. Ma quando un'infermiera si trova a riposo, fuori turno, Raffaella Danielli, in questo caso come si vive questo evento? Sì, io ho visto da casa l'esplosione, ho messo subito il cellulare vicino, non sono stata a telefonare consapevole che mi avrebbero chiamato se avessero avuto bisogno. Io sarei stata al diretto cambio di Daniele perché dovevo fare il turno di notte. E quindi cosa ho pensato? Posso essere utile andando a dare il cambio prima al mio collega per in qualche modo alleggerirlo. Quando sono arrivata, Matteo, ti giuro che il mio desiderio era quello di poter accogliere i miei colleghi che stavano tornando. Ricordo di aver visto l'automedica arrivare, scelta prima la dottoressa, aveva questo viso, questi occhi attoniti, si è avvicinata, aveva nella mano destra un sacchetto del Rusco. Ho detto: Daniela, cos'hai? Mi ha fatto vedere che aveva la divisa sporca e non parlava, però in quegli occhi c'era tutto. Dopodiché l'ho abbracciato e ho detto: adesso vai a casa, ti devi riposare, sei stata brava. Poi ho visto Daniele che subito ho capito non gradire un avvicinamento, l'ho lasciato un attimo stare, mi sono fatta raccontare un po' da lui, che mi ha raccontato anche mettendosi in discussione su quello che aveva fatto, ma in modo alto, in modo bello, commovente. E l'ho abbracciato dopo un po', ci sono riuscita. È stato un abbraccio silenzioso, però in quel momento, credimi, ho sentito un fortissimo senso di appartenenza a questo, al lavoro. E anche nei giorni dopo devo dire che ho avuto la consapevolezza maggiore dell'eccellenza, passatemelo, del mio e del nostro lavoro. Sono tanti i racconti, le parole di chi opera da vicino come gli infermieri, ma da un punto di vista medico, Anna Maria Baglietti, come sono stati coordinati i soccorsi?
Innanzitutto quel giorno io non ero a Bologna, era il mio primo giorno di ferie, mi è arrivato un messaggio provvidenziale da parte, un WhatsApp, da parte del dottor Carlo Coniglio della rianimazione, dove mi diceva una notevole quantità di persone ustionate è in arrivo al maggiore, mandami qualcuno. Ho immediatamente chiamato la dottoressa Silvia Ricci, che è un chirurgo plastico della nostra equipe, che è stata formata per tanti anni al centro ustioni di Cesena e di Parma, quindi la persona anche in quel momento più preparata ad affrontare il problema. Si è recata immediatamente in pronto soccorso al maggiore e insieme al dottor Bu, al direttore del pronto soccorso, ha eseguito un triage accurato. Nel frattempo io sono rientrata subito a Bologna e abbiamo predisposto al Bellaria l'accoglienza, riapertura dei posti letti insieme a Meris Fiamminghi e Mariangela Turco per accogliere i pazienti che dalle 18 di quel giorno sono arrivati, ne sono arrivati 14 ustionati di medie gravità alta, diciamo quelli che non andavano al centro ustioni ma che potevamo accogliere e farli rimanere e trattare da noi. Anch'io vorrei sottolineare la grandissima collaborazione da parte di tutte, sentirsi appartenere veramente a una grande azienda unica con dei professionisti che collaborano attivamente tra di loro, un'esperienza veramente positiva. Invece Giovanna Rendina, perché interviene in questi casi il pronto intervento sociale? Noi siamo intervenuti in qualità di servizio sociale di emergenza e quel giorno io e le mie colleghe ci siamo recate sul posto soprattutto per supportare le varie famiglie le cui abitazioni erano state colpite dall'esplosione, in quanto se a seguito delle rilevazioni fatte dai vigili del fuoco ne veniva certificata l'inagibilità o comunque l'impossibilità per queste famiglie di rientrare in casa, e sarebbero state subito segnalate a noi assistenti sociali del pronto intervento che avremmo prontamente insomma collocato queste famiglie o comunque arginato l'emergenza. Noi quel giorno eravamo accanto all'unità anticrisi che era stata creata e allestita in via Panicale numero 5, dove c'era la protezione civile intenta a fare il censimento dei residenti e appunto i vigili del fuoco che facevano le rilevazioni in casa. Come dicevo, nel momento in cui loro rilevavano l'inagibilità dell'abitazione o comunque la difficoltà per queste famiglie di rientrare in serata in casa, segnalavano a noi assistenti sociali che provvedevamo nell'immediatezza a collocare le famiglie. Quel giorno ci sono state segnalate due famiglie, di cui per una era stata certificata l'inagibilità dell'abitazione, mentre per l'altra l'abitazione aveva subito diversi danni e quindi era impossibile per loro rientrare in serata a casa. E abbiamo collocato queste famiglie in albergo e come da nostra procedura ci siamo poi raccordati l'indomani con il servizio sociale di residenza. Questo per quanto riguarda l'immediato, ma invece il giorno dopo, Manuela Calzoni, qual è stato il vostro compito di assistenti sociali? Sì, come ha detto Giovanna, il giorno dopo, quindi il martedì mattina, io ricevo una delle due famiglie che erano state collocate in albergo, in quanto fortunatamente l'altra era riuscita poi velocemente a rientrare nel proprio appartamento. Ricevo questa famiglia che è composta da due genitori e due figli, una ragazzina di 13-14 anni e un bambino di poco più di 2 anni. La famiglia mi racconta che non ha una rete di amici o di parenti in grado di dare una disponibilità anche solo temporanea, né tantomeno dispone di risorse che le consentano di trovare una sistemazione autonoma. Pertanto l'informo di una proposta di accoglienza che nel frattempo era giunta al Comune di Bologna e che mi era stata trasmessa
mossa da parte dell'azienda regionale per il diritto agli studi superiori, che tra i vari servizi dispone anche di alloggi e trattandosi del mese di agosto alcuni di questi alloggi erano liberi proprio perché gli studenti erano rientrati o dalle vacanze o presso le loro famiglie. E precisamente si trattava di accogliere, di mettere a disposizione della famiglia due monolocali con angolo cottura vicini anche per un periodo prolungato di tempo a titolo completamente gratuito e in più il fatto che questi monolocali fossero situati a Bologna non andava a rendere più difficoltoso il raggiungimento del luogo di lavoro da parte del capofamiglia. Ricordo il sollievo e la gratitudine di questa famiglia nei confronti della proposta fatta e quindi il giorno successivo, che è il mercoledì 8 agosto, la famiglia si trasferisce e lì vi rimane per tutto il periodo necessario. Nei giorni seguenti non faccio altro che tenere i contatti con la famiglia, il referente dello studentato e anche la proprietaria dell'appartamento dove la famiglia viveva in affitto. E di questa proprietaria ricordo, oltre che il tenermi costantemente aggiornata sullo sviluppo dei lavori, anche il desiderio di fare il prima possibile, nonostante il periodo estivo fosse periodo di chiusura per molte aziende, per molti artigiani, e quindi il desiderio di farli rientrare nell'appartamento proprio per contenere al massimo il disagio dei suoi inquilini. Come abbiamo sentito, i soggetti coinvolti sono tanti, ma Francesco Franchini, è ipotizzabile una centrale unica di emergenza? Beh, sicuramente in una situazione del genere, di emergenza, dove comunque la comunicazione, anche nel giro di pochi minuti, può essere già vecchia, il fatto di avere una centrale unica di coordinamento con tutte le forze impegnate per i soccorsi è sicuramente d'aiuto. Barbara Guadi, esiste un piano di emergenza? Sì, assolutamente sì. In un'azienda grande e complessa come la nostra non può non avere un piano di emergenza. Quando succedono eventi di questa portata, di questa natura, vengono fatti degli audit che non sono altro che riunioni dove sono coinvolti tutti i personaggi, gli attori coinvolti, dove si va a rivedere che cosa è successo per capire se ci sono nei processi qualcosa da modificare o meno. Posso dire che una città comunque come Bologna non può non avere un piano d'emergenza nazionale, soprattutto dove di fatto è nato il 118. Io sono orgogliosa di essere bolognese e soprattutto sono felicissima perché stasera vedo qui di fronte a me i babbi del 118, permettetemelo. Per chi non lo ricordasse, il 118 nasce dopo la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. E a questo proposito, Barbara Bonfiglioli, esiste una cultura dell'emergenza? Sì, esiste, anche se eventi come questo ricordano quanto sia importante implementare le conoscenze, le competenze, almeno per tutti gli operatori sanitari, di quelle che sono le tecniche del primo soccorso. Questo lo ritengo veramente importante. Ecco, a questo proposito, Daniele Secchi, in attesa dell'arrivo del 118, che cosa è meglio fare e non fare? Allora, nel caso specifico del 6 agosto, quindi parliamo di pazienti ustionati,
cose da fare sono molto semplici e poche, rapide, quindi per esempio allontanare la fonte del calore, dell'ustione, insomma, dalla persona, ovviamente. Altra cosa è raffreddare, quindi banalmente con dell'acqua, acqua normalissima, non importa roba sterile, perché quello ci penseranno i professionisti dopo, e coprire la parte delle ustioni, perché ovviamente le ustioni provocano quelle che vengono definite vesciche, quindi ovviamente si possono avere rottura della cute, della pelle, per capirsi, e quindi la, diciamo, lo strato sottostante rimane esposto a infezioni quali polveri, bla bla bla. Lo copriamo con qualsiasi cosa, che sia dall'asciugamano, al fazzoletti, al foulard, quello che volete, bagniamo con dell'acqua fredda e aspettiamo i soccorsi, poi loro faranno il resto. Cose importanti da fare e da non fare. Ma Raffaella Danielli, che ruolo ha l'emozione nel lavoro dell'infermiere? L'emozione, Matteo, è parte integrante del nostro mestiere, deve rimanere fino all'ultimo giorno di lavoro, perché è quello che ci permette di essere empatici, vitali per i pazienti. Quindi è fondamentale anche quello che dicevo prima, ci si aiuta, cioè si cresce, non ti insegna nessuno a gestire l'emozione, lo impari con il tempo e anche con l'aiuto dei colleghi che ti accolgono a volte quando rientri da servizi brutti. È una crescita, è un lavoro personale e nel contempo è un lavoro collettivo. Stiamo parlando sicuramente, e gli applausi ci stanno tutti, di una prova di grande eccellenza, ma secondo te, Tiziana Liberti, si può migliorare la gestione delle ustioni? Sicuramente sì, attraverso l'uniformità dei comportamenti in termini di gestione delle medicazioni e delle ustioni, che richiede sicuramente delle competenze specifiche. E Mariangela Turco, che cosa avete imparato da questa emergenza? Abbiamo imparato che l'organizzazione è forte, è presente e risponde efficacemente nei confronti dei cittadini e degli operatori. E degli operatori, ovviamente in prima persona, sono qua a testimoniarlo. Anche dal punto di vista, credo, della cittadinanza, nessuno è stato abbandonato anche dopo la dimissione. Attraverso un coordinamento con i vari ambulatori territoriali, i pazienti dimessi hanno potuto continuare ad essere tenuti in carico, seguiti fino alla guarigione. E quindi volevo ringraziare anche chi ha pensato, chi ha voluto questa iniziativa, perché 118 vigili del fuoco, centrale operativa, carabinieri, non sono solo titoli, ma sono delle facce e delle persone meravigliose. Scusate. Immaginiamoci ancora una volta, per un attimo, un pronto soccorso. Simona Nanni, esiste un supporto psicologico ai pazienti e come funziona la gestione dei parenti? Ecco, guarda, questa domanda mi permette di fare una riflessione su quello che è successo quel giorno, nel senso che effettivamente la nostra attenzione si è molto concentrata sui pazienti e gli ustionati. In realtà i parenti sono, diciamo che non hanno ricevuto l'accoglienza forse che meritavano. Perché essere dall'altra parte, essere un parente, vuol dire avere comunque un carico di ansia e di preoccupazione importante. Quindi l'informazione e l'accoglienza diventa un momento molto importante anche nella gestione di queste maxi emergenze. Forse quel giorno un pochino è stata trascurata. Accade una cosa in una città, ma in questa città ci possono essere persone che provengono da ovunque. Roberta Ravaldi, quanto è importante la comunicazione interregionale tra servizi sanitari? In questa situazione è stato molto importante, perché se pensiamo ai carabinieri,
difficilmente sono tutti di Bologna e in questo caso dopo l'evento sono ritornati alle loro residenze. Per me è stato importantissimo poter dare le informazioni sul loro stato di salute a colleghi specialisti della loro regione. È stato fondamentale. Noi lo facciamo regolarmente, non solo in questo caso, ma in questo caso ha avuto un peso molto importante. Anna Maria Baietti, oggi vi sentite più preparati nella gestione delle ustioni? Sicuramente siamo più pronti rispetto a qualche tempo fa a questa gestione e sicuramente ci sono margini di miglioramento. Nel 2017 avevamo visto dai dati epidemiologici soprattutto che avevamo un'alta percentuale di bambini che avevano incidenti domestici con ustioni, per cui con il direttore della pediatria, la dottoressa Ghizzi, avevamo iniziato con un percorso di formazione per i medici, per gli infermieri della pediatria che abbiamo eseguito con i nostri chirurghi plastici sulla formazione delle ustioni e abbiamo allargato all'ambulatorio di ferite difficili del maggiore. Questo è stato qualcosa di fondamentale per formare e approfondire la gestione soprattutto delle medicazioni avanzate in questi pazienti. Sicuramente è stato di validissimo contributo in questa evenienza. Dobbiamo sicuramente migliorare e fare ancora di più in quanto a formazione in questo ambito. Giovanna Rendina, ripensando a quel giorno, oggi ti comporteresti nello stesso modo? Beh sì, certamente. Questo soprattutto per rispondere un po' a quello che è il mio mandato istituzionale e professionale, che appunto il mio ruolo riveste. Quello che però mi va di aggiungere è che quel giorno, come avete visto, sono intervenuti diversi servizi. Ognuno di noi e ognuno di loro aveva un ruolo e un compito ben preciso e noi assistenti sociali del pronto intervento, dovendo attendere le rilevazioni fatte dai vigili del fuoco, quindi che ci segnalassero le famiglie in difficoltà, abbiamo quel giorno cercato per quanto possibile anche di dare un supporto emotivo alle persone che erano lì presenti. Emanuela Calzoni, quando si scappa tutto sa molto di presente, tutt'al più di immediato futuro, ma oggi dopo più di 7 mesi, quando si scappa, ripensando all'evacuazione, come l'avete vissuta? Dunque, nonostante ci fossero già dei segnali, no? Hanno iniziato a metterci un pochino in allarme in quanto l'edificio in cui lavoro dista, che è una delle due sedi del quartiere Borgo Parigalereno, dista circa 200-250 metri dal luogo dell'incidente. Ci abbiamo messo un po' di tempo per capire, quindi sono passati, io ricordo, diversi minuti, no? In cui eravamo disorientati, non sapevamo bene cosa fare, c'era chi spegneva il computer, chi beggiava, chi chiudeva l'armadietto, insomma chi usciva, chi rientrava, quindi c'è stato proprio questa sensazione di grande disorientamento, no? Ecco, poi dai segnali di allarme c'è stata l'evidenza, no? L'evidenza più forte, perché è arrivata l'onda d'urto, è arrivata la massa di gas infuocata che ha completamente avvolto, no? È sovrastato l'edificio in cui in tanti quel 6 agosto erano lì a lavorare. Ora penso che sia molto molto importante conoscere, tenere in memoria e aggiornare questa memoria di quali sono quelle 2 o 3 cose, quei 2 o 3 comportamenti, no, da mettere in campo o da evitare, in modo tale da mettersi in sicurezza il prima possibile. Ecco, e questo passa attraverso sicuramente una responsabilità individuale, no, ma anche istituzionale. Emanuele Manieri, i ruoli sono importanti, ma sono anche interpretati dagli individui. Esiste un margine di discrezionalità nell'operato del singolo carabiniere?
Assolutamente sì, mi viene da dire, perché l'Arma dei Carabinieri è un'istituzione antica ormai nel nostro paese, è nata prima dell'Unità d'Italia e già dai primi regolamenti generali viene esaltata l'iniziativa insieme alla responsabilità del singolo. Questo perché ovviamente nessun evento potrà essere esattamente uguale a un altro e quindi se noi pure possiamo essere visti per antonomasia al rispetto di regole, ma non si può che questa guida non può essere cieca, cioè va sempre guidata dall'individuo per adattarsi alle situazioni. E per voi carabinieri, Antonio Cucaro, è cambiato qualcosa? Devo è cambiato che... qualcosa dal 6 agosto nei rapporti con la popolazione del quartiere? Sì, devo dire che l'evento ha avuto sicuramente un enorme impatto nella popolazione. Il fatto che i carabinieri e poliziotti, che sono coloro che appunto per mestiere sono i primi a soccorrere i cittadini in caso di eventi del genere, il fatto di essere stati per primi coinvolti e quindi feriti nell'evento sicuramente ha commosso molto l'opinione pubblica e ci siamo sentiti avvolti proprio quasi fisicamente in un abbraccio da parte delle istituzioni, della città di Bologna, del quartiere di Borgo Panigale, da parte di tutte le istituzioni, la nostra scala gerarchica, sicuramente le strutture infermieristiche e ospedaliere, anche l'arcivescovo di Bologna è venuto a manifestare insomma la sua vicinanza e devo dire che sì, siamo stati accolti da questo abbraccio da parte di tutti. Ma quando ci si trova nei pressi di un incidente, per non parlare poi di un incidente del genere, Rino Casagrande, che cosa è meglio fare? Sono situazioni molto molto pericolose, dalle quali bisogna allontanarsi immediatamente e fare allontanare le persone. Allontanarsi vuol dire una distanza di sicurezza anche di 300 metri, perché come abbiamo visto i frammenti sono stati proiettati a chilometri di distanza. Volevo aggiungere che quando si vedono automezzi del tipo di quello dell'incidente, che hanno cartelli arancioni rettangolari, o cartelli arancioni rettangolari con dei numeretti sopra, sono mezzi che trasportano merci pericolose. Per noi, per il nostro lavoro, sarebbe fondamentale sapere quei numeretti perché noi con quelli riusciamo a pianificare il nostro intervento. E tu, Franco Mezzetti, che cosa hai visto come reazione delle persone presenti sull'autostrada? Guarda, due mi hanno colpito in modo particolare. Tutte le persone che erano sull'autostrada filmavano, ma nessuno ha dato indicazioni alle sale varie, diverse sale operative di cosa stava succedendo. E la seconda, i giornalisti, che capisco che devono fare il loro lavoro, che lo facciano nel miglior modo possibile, però diventano veramente insistenti e pedanti. Pensa che abbiamo dovuto fermare un giornalista in bicicletta contromano sull'autostrada. Quindi è tutto dire. Quello che abbiamo sentito è il racconto di alcuni dei protagonisti, di una macchina orchestrale che si è trovata a lavorare improvvisamente sullo scenario di una grande emergenza. Come ci ricordano alcuni musicisti, danzatori e gli attori della commedia dell'arte, l'improvvisazione può essere un'espressione di massima creatività solo se prima abbiamo maturato una quantità e qualità di lavoro che ci permetta di essere liberi nel momento in cui dobbiamo reagire nel minor tempo possibile. Questa quantità e qualità di lavoro, ancora una volta, è stata espressa dalla coordinazione sinfonica di molteplici servizi, capaci di far risuonare insieme le proprie specifiche competenze, ascoltandosi e armonizzandosi gli uni con gli altri,
su un palcoscenico chiamato Bologna, in cui ancora una volta è andato in scena quello spettacolo umano che ha per tema il bene comune e per titolo quella cosa pubblica che i latini chiamavano res publica e che quando funziona ci fa sentire meno soli e più felici di essere umani. Anche per questo ringraziamo Franco Mezzetti. Grazie a voi. Rino Casagrande. Grazie a tutti. Emanuele Manieri. Grazie. Antonio Cuccaro. Grazie, grazie a tutti. Barbara Bonfiglioli. Grazie. Daniele Secchi. Grazie. Barbara Guadi. Grazie. Francesco Franchini. Simona Nanni. Grazie. Tiziana Aliberti. Grazie. Mariangela Turco. Grazie a voi. Roberta Ravaldi. Grazie. Raffaella Danielli. Anna Maria Baietti. Giovanna Rendina. Grazie. Emanuela Calzoni. Grazie, grazie, grazie. E poi il Comune di Bologna, l'azienda USL di Bologna, tutti i tecnici e i collaboratori a questo evento, come vedete non sono pochi. La meravigliosa Aula Magna di Santa Lucia dell'Università di Bologna, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e infine voi, perché senza di voi, cittadini e spettatori, noi oggi non saremo qui. Grazie. Oh Matteo, grazie a te. Grazie. Grazie. E grazie a Mary Sfiamminghi. Grazie. Grazie. Grazie a te. Grazie. Può stare qui con noi. Abbiamo 5 minuti per le domande. Se avete delle altre curiosità, altre cose che volete chiedere, lo potete fare. Possiamo approfittare della presenza dei protagonisti di quel giorno che hanno offerto il loro volto. C'è un bambino che gira, vuoi fare una domanda? Qualcuno ha delle domande? Noi abbiamo una cosa bellissima qui vicino a un vigile del fuoco. Sì, è la mia preferita, la sto coccolando da questa mattina. È questa cosa qua, e ci piaceva mostrarlo e chiedere se ci dici come funziona. Questo è un dispositivo di protezione individuale, ma è bellissimo. E lui lo indossa, io l'ho provato io stamattina, però lo puoi indossare tu adesso perché io sono già stata soddisfatta nel mio desiderio di provare questo meraviglioso cappello. Questi sono i nostri dispositivi di protezione individuale che servono quando facciamo il nostro lavoro, i guanti, l'elmo, e gli stivali, più che gli indumenti ignifughi. A monte però non ci dimentichiamo che c'è un duro lavoro di formazione e di addestramento quotidiano, ore e ore di addestramento per cercare di fare al meglio il nostro lavoro,
con la maggiore professionalità possibile. Grazie. Ecco, mi ha fatto felice per l'ennesima volta. Ecco, questa, voilà. Questa visiera io vi vedo, perché potrei camminare senza inciampare nel prefetto. Grazie per essere venuta. E adesso, se mi aiuti a... No, no, adesso è bello così. Ci sono delle domande? Qualche curiosità? Non è facile averli tutti non qua insieme, facile. Uniti. Allora, darei la parola a Naldi. Prego. Buonasera a tutti intanto. Io quello che posso dire come presidente del quartiere Borgo Panigale Reno, di cui mi onoro di fare questo tratto di amministrazione, è quello di essere davvero orgoglioso di come è andata quel giorno. Io ho visto in tutti quelli che hanno partecipato sul posto, dai vigili del fuoco, i carabinieri, gli assistenti sociali, gli operatori dei soccorsi, chi ha provveduto anche a portare i generi di conforto come l'acqua, sembra una banalità, ma anche avere l'acqua per quelle persone il 6 di agosto, portare i bancali, dare alle persone, ai soccorritori stessi, non è stato un lavoro facile. E quindi un ringraziamento a queste persone, anche per una cosa che non è emersa nei racconti, perché erano concentrati soprattutto sulla parte più professionale, ovvero il lato umano. La grande pazienza di queste persone, eravamo sul posto con l'assessore Aitini, con il coordinamento di quello che era ovviamente la protezione civile, a rispondere alle domande infinite, non solo mie dell'assessore Aitini, ma anche dei cittadini. Vigili del fuoco instancabili che, dopo aver fatto tutta la parte di emergenza, hanno pazientemente portato le persone a recuperare, dico una cosa che mi ha colpito moltissimo, le medicine, oppure anche le cose più care che in quel momento, soprattutto sulle persone più fragili, sulle persone anziane, che in quel momento erano ore e ore che erano lì in via Panigale, proprio vicino alla sala scommesse, li aveva mandati un po' in confusione. Una pazienza infinita, un'umanità straordinaria, e devo dire che questo è il lato bello di questa comunità che si è stretta con professionalità intorno a un momento difficile e che poi ha fatto sì che queste persone si riconoscessero anche nel volto di chi li ha soccorsi, di chi li ha assistiti. E questo è successo anche in seguito, lo voglio dire perché mi ha colpito. Non fa parte del primo soccorso, ma fa parte comunque del voler rimettersi in piedi. Tanti operai sono tornati dalle ferie di aziende che mettevano gli infissi, le porte, le finestre. È qualcosa che davvero ha manifestato la solidarietà. Le aziende hanno avuto in agosto le loro vetrine ricostruite, con la voglia, la tenacia di tutti gli operatori commerciali di dare un segnale forte di ripartenza. Ecco, io credo che questo sia lo spirito della nostra città e oggi mi sono commosso più volte, devo dire che ogni giorno mi commuovo sempre di più ripensando a questa forza di queste persone. Grazie a tutti voi che siete Grazie. Qua. Assessore, lei. Ma credo che non ci sia bisogno di molte parole, io sono assessore del Comune di Bologna, ma abbiamo voluto come Comune di Bologna questo evento dentro la tre giorni del welfare, che ha significato per noi confronto, discussione, centinaia di cittadini che hanno visitato quello che fa Bologna, non solo quello che fa il Comune. Abbiamo cercato di mettere in mostra in maniera non celebrativa, ma raccontando la nostra città e le tante persone che lavorano nel campo del welfare, che vuol dire cultura, vuol dire scuola, servizi sociali, sanità, associazionismo, volontariato,
E abbiamo pensato alla fine a questo evento perché a me sembra riassuntivo di tutto quello che facciamo. Come avete sentito, ci sono state parole che raccontavano di appartenenza e anche semplicemente di fare il proprio lavoro, il proprio dovere. Se ci sono stati atti di eroismo in quei giorni, in realtà quegli atti di eroismo ci sono tutti i giorni. Questa è gente che fa sempre il proprio lavoro. Non abbiamo bisogno, quegli atti ordinari diventano atti eroici perché dietro c'è quello che il Vigile del Fuoco prima diceva, un duro lavoro. E quindi andate in scena una comunità che normalmente si prende cura degli altri. Ed è forse il tratto che noi dobbiamo conservare sempre di più. Questa è una comunità operosa che produce, ma è anche una comunità che si prende cura degli altri. In questi 3 giorni noi abbiamo voluto raccontare e ci siamo fatti raccontare dai tanti che sono venuti, studiosi internazionali, ma anche semplici cittadini che sono venuti a colloquiare con noi, ci siamo fatti raccontare di come potremmo costruire questo welfare che diventa per noi la costruzione di una comunità in cui noi troviamo senso, identità e nel quale ci prendiamo cura gli uni degli altri. In tempi di grande disorientamento, forse questa è la vera eredità di questa terra e, come diceva prima il presidente di Borgo Pangale, perché sennò mi bacchetta sempre, è davvero la nostra eredità migliore, quella sul quale costruire il nostro futuro. Non sono tempi facili, sono tempi di grandi cambiamenti demografici, sociali ed economici, eppure questa comunità ogni volta, a me piace quello che ha detto Matteo Belli, sa suonare gli strumenti come un'orchestra e non è semplice. Evidentemente però perché ognuno ha introiettato l'idea di sapere quando fare la cosa giusta e la fa perché in quel momento lì bisogna farla. Non abbiamo bisogno di celebrarci, abbiamo però bisogno anche di migliorarci sempre. E pensate cosa fanno tutte queste persone dopo che hanno avuto questo evento, pensano a come migliorarsi. Credo che sia l'insegnamento migliore e il nostro grazie più grande a tutti voi e a quelli che sono venuti qua. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Ci salutiamo qui, un omaggio con una musica. Sì. Prego. In una data un po' speciale. In un periodo dell'anno un po' speciale.